Domenico D'Angelo è il senior president della Oscar, è un'azienda che ha sede principale a Roma ma che a breve investirà nella nostra realtà partenopea, perché qui c'è grande interesse, c'è mercato fertile appunto per gli sviluppi della Oscar. Allora entriamo nel dettaglio, la Oscar di cosa si occupa? La Oscar si occupa di servizi informatici alle grandi aziende e sviluppa progetti che non sono soltanto software ma sono progetti integrati, cioè progetti nei quali c'è sia hardware che software che firmware. In particolare la soluzione, perché chiamarla prodotto è un po' limitativo, che ci sta dando le maggiori soddisfazioni, nella quale crediamo di più ultimamente, è una soluzione che si chiama SICAP, in quanto nasce come sistema integrato per il controllo delle acque delle piscine, ma è un sistema che può ricevere dati da qualsiasi tipo di sensore, quindi un sensore che può misurare qualsiasi tipo di grandezza, che può essere l'anidride carbonica delle aziende vinicole, cosa che infatti già stiamo installando in alcune aziende vinicole, può essere invece un sensore che misura il vento, l'intensità all'interno delle gallerie del vento, quindi è un sistema integrato di controlli di sensori di qualsiasi natura. Abbiamo visto che ci sono chiaramente delle applicazioni di questo SICAP, di questi modernissimi sensori in diversi campi, in particolare però voi lavorate in Campania anche grazie alla sinergia con la NATO, che chiaramente offre diverse applicazioni non solo dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista civile. C'è sempre di più un'apertura da parte appunto dell'Alleanza Atlantica nei confronti di quelle che poi sono chiaramente le necessità di una società civile, grazie alla grande conoscenza di quelle che sono, diciamo così, le primizie delle innovazioni tecnologiche. Certamente, perché per esempio un altro settore nel quale noi siamo presenti da parecchi anni, nel quale crediamo fermamente, è il settore della sicurezza tecnologica. E il settore della sicurezza evidentemente sta particolarmente a cuore ai militari, ma non sta a cuore soltanto ai militari, perché la riservatezza e la sicurezza delle informazioni è di vitale importanza per qualsiasi tipo di azienda. Quindi se i militari sono quelli che mediamente da un punto di vista tecnologico stanno più avanti rispetto agli altri, sono quelli che però poi preparano il terreno per soluzioni che poi verranno utilizzate anche dalle aziende civili. In un momento come questo, nel quale la nostra terra si trova in difficoltà oggettive legate chiaramente a fattori come la cronaca, come le difficoltà ambientali, ma anche chiaramente le varie diseconomie del territorio dovute all'infiltrazione della criminalità organizzata, un'azienda che decide di investire al sud, perché e in quali termini? Allora, innanzitutto perché sono legato al sud in quanto sono anch'io meridionale, ma questa è una motivazione di tipo sentimentale, in realtà perché io credo fermamente che nel sud ci siano capacità, intelligenze e possibilità di fare bene in maniera assolutamente competitiva con quelle che sono economie che sono considerate tradizionalmente più forti. Il sud è in grado di competere sotto tutti i punti di vista. È vero che ci sono delle difficoltà ambientali e infrastrutturali, ma è altrettanto vero che se ci si crede ci si può arrivare, e noi ci crediamo fermamente.